Ma che bello quando la Eureka mi ha invitato a mettere il mio lavoro, a collaborare con loro sul loro prodotto, che mi ha portato nella reminiscenza della mia gioventù, quando vedevo il macinino a mano di mia mamma che preparava questo aroma, questa miscela che mi sembrava misteriosa, di cui sentivo il profumo e l'odore, non vedevo l'ora che poi si trasformasse nel caffè, nell'erotismo del caffè. Ecco, allora Eureka, grazie, perché è stata una grande emozione anche per quella. Cosa ho fatto? Ho semplicemente usato nel mio immaginario, nel mio modo di interpretare le emozioni, dello stile che mi contraddistingue, la sintesi di quelle cose. Perciò la figura femminile, appunto, che rappresenta qualcosa di erotico con questo aroma che si propaga nella stanza e quant'altro, e le migliaia di tazzine che sono state riempite poi con la magica polvere di questo prodotto fantastico. È un'arte applicata alla fine, viene da lontano, non so, dal mio grande maestro che può essere Fortunato De Pero, futurista storico, che si è confrontato con diverse industrie, di diversi settori, la famosa Campari e quant'altro, cioè di interpretare con questo, con la suo stile, il prodotto che l'industria stessa gli richiedeva. Ben felice di aver fatto questa stessa operazione, bocca al lupo per tutto il resto.